Buongiorno, buongiorno amiche e amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style e come sempre l'invito è iscrivervi anche all'altro canale, ci siamo quasi, Milan Futuro ragazzi, manca poco e siamo a 1000 di là, qua dobbiamo arrivare a 20k ragazzi, non manca tanto, io sono fiducioso come sono fiducioso su queste operazioni di mercato che fa il Milan, fantastico ragazzi, fantastico, video molto mattiniero proprio per parlare di questo perché volevo essere tra i primi, diciamo, non lo sono sicuramente, ma così mi andava di farlo perché sono in viaggio come sempre e volevo aggiornarvi su quello che è successo nella notte, tutto nella notte, follia notturna, è successo tutto nella notte. Sapete che ieri sera si stava lavorando comunque allo scambio Tammy Abraham Sané Mekhres, uno scambio che in realtà non ha, almeno per il popolo rossonero era uno scambio insensatissimo, no? Al limite proprio della follia. Succede tutto nella notte veramente, perché uno scambio che non rende assolutamente felici i tifosi rossoneri, almeno quelli più intelligenti, uno scambio diciamo in cui ci guadagna solo la Roma, e anche dove alla fine poi si blocca tutto a un certo punto perché Tammy Abraham non accetta le condizioni del Milan. Tammy Abraham prende più o meno 6 milioni alla Roma, il Milan ne offriva molto meno, un bel po' di meno, e Tammy Abraham si tira indietro, dice no, io già solo per questo, a parte non volerlo per le mie opinioni personali riguardo alla diciamo alla integrità del giocatore, i miei dubbi, perché poi dopo tu lo prendi ma devi passare anche le visite, attenzione, il ginocchio di Abraham preoccupa parecchio ragazzi, eh? Quindi a parte questo discorso qua io non l'avrei mai preso proprio perché tu alla fine vieni solo per soldi, e qualcuno dice grazie alla cippa Marco, chi è che non lavora per soldi? Va bene, ok, si lavora anche per soldi, ma stai passando dalla Roma al Milan, che per quanto non stiamo andando bene, sicuramente è un club più prestigioso, sicuramente è un club che gioca quantomeno la Champions League e quindi ti dà garanzie di visibilità se mai un giorno volessi decidere di andare altrove, ma poi comunque un giocatore che tira il prezzo così, che pensa solo esclusivamente ai soldi, ne abbiamo già di figurine così. Ne abbiamo già, non ce ne servono altre, quindi malvenga. Ma poi succede che nella notte cambia tutto. La genialata. Lo scambio geniale. Perché succede che nella notte ci si accorda. Scambio di prestiti secchi. Così possiamo anche starci? Beh, direi di sì. Così ha molto più senso, no? Perché non ci sono condizioni di obbligo, non ci sono prezzi di cartellini. Chiaro che però io mi sarei mantenuto un diritto di riscatto. Almeno avrei fatto uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Perché se Abraham si riprende, va bene. Hai trovato una seconda punta, un'altra punta che ti può andare bene, no? Perché se Abraham si riprende, va bene, torna alla Roma e la Roma c'è un giocatore rinsaveto. Vero, stesso discorso si può fare per Sané Mekhres, ma noi Sané Mekhres non abbiamo bisogno di capire se va bene o se non va bene. Sané Mekhres è un giocatore che in questo momento rispetto ad Abraham, in quanto a prestanza fisica, in quanto a tenuta, in quanto a a qualità, secondo me in questo momento è due spanne sopra Abraham, poi sono due ruoli diversi, per carità, lo capisco, però ci sta come operazione ragazzi, ci sta. Io non ho mai adorato gli scambi di, mai piaciuti gli scambi di prestiti secchi, perché l'ho trovati sempre molto strani e ambigui, diciamo, come operazioni, però in questo caso va bene, ma diciamo che il merito barra la colpa è del Milan, che non vuole spendere né tanti soldi per il cartellino di Abraham, infatti ha tirato le pezze anche alla Roma, e nemmeno i soldi per il calciatore, quindi da qua si è arrivato poi allo scambio di prestiti secchi. Va bene, ci sta, operazione praticamente
conclusa con questo scambio. Adesso c'è lo scambio di documenti, anche se era già conclusa da ieri, perché Sally Makers ieri ha salutato tutti i compagni di squadra. Però la possibilità di rivederlo a Milano l'anno prossimo con un anno in più di esperienza sulle spalle a me fa solo piacere per Sally Makers, perché Sally Makers merita un'opportunità. Chiaro che non pensate che c'è in questo lo zampino di Fonseca, perché Fonseca conta quanto due di picche al Milan, l'abbiamo dimostrato, visto che comunque non ha contato nulla la sua volontà di tenere lui, come di tenere Kalulu, eccetera eccetera. Quindi è solo tutto un lavoro fatto dalla dirigenza rossonera, partendo da Furlaniño fino ad arrivare a Ibrahimovic. Questo è quanto, un'informazione importante questa mattina. Quindi Abraham al Milan presto secco, Sala Makers a Roma presto secco, e adesso davanti siamo abbastanza puntellati. Poi il presto secco credo che sia in virtù anche del futuro inserimento di Camarda, quindi è una mossa abbastanza intelligente in questo senso. Adesso si parlava ancora di Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, però a quanto pare sembra più no che sì. È vero che la Roma, non incassando i soldi di Abraham, in questo momento non ha i soldi tra virgolette per andare a prendere Manu Koné, quindi dicono più no che sì, ma stiamo a vedere. È una giornata importante questa oggi, perché sono le ultime ore, quindi seguiremo molto con attenzione. Ovviamente appena c'è qualsiasi notizia mi apremuro a sarà aggiornarvi. Fatemi sapere cosa ne sapete. Intanto vi do un abbraccio forte, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo sicuramente più tardi. Adieu.